ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi vi porto in un posto stratosferico. Andiamo in un ambiente da Jurassic Park. Vi porto con me a fare una via ferrata all'interno di un canyon scavato in migliaia di anni da un fiume che entra come un budello nella roccia. Seguendo questa via ferrata arriveremo poi ad una valle nascosta con un ponte tibetano che passa sopra una cascata, un ambiente veramente veramente primordiale. Sembra ogni secondo di veder scappare dietro un tirannosauro. Ora mi preparo, sono all'interno del mio mitico furgone, se non hai visto il video te lo lascio qui sopra a sinistra. Ah, ovviamente siamo in Italia, guarda il video fino alla fine perché è un posto accessibilissimo e ricordati che l'avventura sei tu, non serve andare dall'altra parte del mondo per vivere emozioni. Andiamo! Oh, questa ferrata c'è spesso parecchia gente perché soddisfa i tre requisiti fondamentali per una guida alpina: corto, comodo, costoso. Come in tutte le ferrate ci si prepara imbrago, attrezzatura da ferrata, moschettoni e casco. Oh, naturalmente per chi non l'ha mai fatto, chi non è mai stato da queste parti in montagna o in montagna in generale, che cos'è una via ferrata? Una via ferrata è una via, appunto, un passaggio in cui si superano degli ostacoli grazie a degli appigli artificiali, possono essere scalette e cordini. La cosa importante è che nella via ferrata noi siamo sempre assicurati tramite dei ganci. Se ne sgancia uno, si aggancia l'altro. Comunque un gancio, almeno un gancio, è sempre assicurato tramite questo dispositivo. Adesso andiamo a quello che si chiama l'inizio della ferrata o, in termine tecnico, l'attacco della ferrata. Allora, sono arrivato all'attacco della ferrata che comincia qua su, questi scalini qui dietro. Adesso metto la fotocamera nello zaino e vado solo di GoPro perché adesso si arrampica. Si entra dentro questo budello qua che è stato scavato dal fiume. Ok, iniziamo. Proprio i primi due gradini non mi aggancio perché sono proprio a un metro a terra. Poi inizio a agganciarmi in questa maniera qui. Si aggancia tutti e due. Proseguo fino alla congiunzione sul muro, ne stacco uno in modo che sono sempre comunque agganciato, e poi stacco l'altro e proseguo. Da ricordare che questa ferrata è ottima per iniziare se non avete mai fatto ferrate, ma bisogna stare attenti, come tutte le ferrate, perché qui delle persone che, sottovalutandola, sono venuti senza imbrago e sono messi a far foto quando non erano legati, sono caduti sotto e non l'hanno più raccontata. Era già che ambiente. Qui c'è proprio la gola strettissima scavata da questo fiume, questo torrente, si chiama Albola, bellissimo, qua sotto si vede tutta la gola, spettacolare. Qua siamo proprio a quasi 10 metri da terra. Guarda qui quella pianta lì come si è arrampicata, guarda che roba. Adesso la ferrata entra lì dentro praticamente. Qua c'è la parte proprio aerea perché si è proprio sospesi fino qua, siamo proprio quello che si chiama a strapiombo perché la roccia viene proprio verso di noi, quindi io mi sto tenendo con un braccio e sono strapiombante sulla roccia, vietato cadere ovviamente. Questo sasso che è caduto qua in mezzo in strada si è disegnato un albero. Guardate qua quanto era impetuoso per scavare in migliaia di anni questa roccia calcarea, e è sempre più stretta. Guarda che immagine pazzesca. Altro pezzo sospeso, ha scavato questo angolo arrotondandolo, il vortice dell'acqua. Ma che roba, questi sassi sono caduti incastrandosi nella gola. Adesso si passa dall'altra parte della parete, c'è proprio un passaggio di parete e sono sospeso. Siamo proprio sotto queste rocce che spero che non decidano oggi, dopo migliaia di anni che sono incastrate, di crollare. Perché adesso ti faccio vedere, si apre questa valle segreta ed è una sorpresa. Eccoci qua. Questo è letteralmente l'ultimo attacco e come vedete la valle rimane segreta fino all'ultimo. Gli ultimi due gradini. Ecco, guarda qua. Jurassic Park. Guarda che roba. We'll be right back.
Ragazzi, è un posto veramente incredibile, questa valle. Sono circondato da queste pareti di roccia. Guarda quanto sono alte, guarda, gigantesche intorno a me. Posto pazzesco. Poi questo posto è stato intoccato per migliaia di anni, perché era anche difficilissimo raggiungerlo, non aveva senso raggiungerlo per farci legna, quindi è veramente vergine. Ragazzi, è un posto veramente pazzesco, stratosferico. Chi è che vuole farsi il bagno lì? Guarda che taglio, che budello di roccia sopra di me, guarda, minuscola, strettissimo. E adesso si fa il ponte tibetano, vamos! Ragazzi, ora ponte tibetano, sono due punti di ancoraggio su due corde e non c'è un ponte, c'è una cordicella dove metti i piedi, non per i deboli di cuore. Ok, adesso praticamente si attacca il moschettone, uno a destra, uno a sinistra, e con calma si procede nel vuoto. Vietato cadere, cioè la caduta non è contemplata. Ondeggia un po', Concentrarsi. Ecco qua, arrivati dall'altra parte, quindi posso riporre i ganci nell'imbrago e semplicemente aiutarmi con le mani. Chiaramente non è che è vietato legarsi, Ora siamo arrivati in cima alla cascata. Si rientra poi nel fiume camminando proprio dentro il fiume. Passaggi stretti da passare. Io adesso devo andare lassù. Bagnata. Mi è stato cadere qua. E qua è molto più basso ovviamente rispetto all'altro, però sempre che è una caduta è poco simpatica. E adesso si entra proprio a piedi dentro il fiume. Allora qua. Bella piscinetta. E guarda che ambiente. Qui c'è l'avventura, raga, dietro casa vostra. Non serve che prendete un volo e andate a 10.000 km di distanza da casa vostra. Pazzesco! Fantastico! Sono venuto a decine di volte a fare questa ferrata. Ogni volta rimango stupito. Guarda, questa è veramente una meraviglia della natura. Spero, ragazzi, di trasmettervi con queste immagini un po' della bellezza di questo posto immutato da migliaia di anni. Ecco, qua c'è addirittura la possibilità di immergersi in acqua gelata nel periodo estivo o invernale per fare un bagno freddo. Sassi portati dal ghiacciaio, ragazzi, guarda. Scarpe in Gore-Tex, no problem. Cascata, come la supero? C'è la roccia, gradini. Che posto, ragazzi, pazzesco. Stiamo arrivando all'ultima parte della via. Adesso quello lì davanti a me è il cordino di uscita dalla gola. Ragazzi, sono arrivato in fondo. Adesso davanti a me c'è qua il cordino che mi porta fuori dalla gola e si sbuca sotto un castello medioevale. Ma che posti abbiamo in Italia, ragazzi? Dall'avventura alla storia. Passaggio immediato. Guarda qua, ragazzi. Guarda che castello. Spettacolare. Questo qua è il castello di Drena, distrutto dalle truppe napoleoniche durante la guerra di successione spagnola e distrutto recentemente dalla stessa alluvione che ha fatto cascare gli alberi di Vai, ha fatto cascare parte del muro.
Adesso per fortuna è un percorso ad anello, quindi io torno indietro seguendo il sentiero esattamente dove ho parcheggiato la macchina, seguendo il vecchio percorso che seguivano gli abitanti del paese dove c'era il castello di Drena. Eccoci arrivati ragazzi, come sempre alla fine del video, spero che ti sia piaciuto, che hai visto posti nuovi. Se ti è piaciuto fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, lasciami un like così l'algoritmo lo fa vedere a un po' più persone. Piccolo avviso sulla sicurezza: se non hai mai fatto una ferrata, non andare da solo solo perché hai visto un video su YouTube, fatti accompagnare o da una guida alpina o da un amico che è esperto, che ha già fatto altre ferrate. Io di ferrate ne ho fatte a decine, quindi mi sono permesso di andare da solo, chiaramente con tutta l'attrezzatura di sicurezza. State sempre sicuri e non sottovalutate la montagna. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!